L'angelo Gabriele è comandato dalla Vergine della Galilea, chiamata Nazareth, a una vergine con la sua sposa, a casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. O piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella rimase turbata. Che senso avesse in tale senso? L'angelo le disse: non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre nella casa di Giacobbe. Allora Maria disse all'angelo: come tu sei? Non conosco l'uomo. Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su te. Su te splenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che è detto. E l'angelo partì da lei. È ancora l'Evangelista Luca che parla. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria Quirinio. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazareth e dalla Galilea, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria, sua sposa, che era incinta. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Sì, possiamo visitare il mercato adesso. Prego, signor. Prego, prego. La danzatrice. La maga. La locanda con Giuseppe, e poi potete girare e tornare verso la torre. Grazie. Thank you.
Vediamo. Mo andiamo di sotto. Però aspettiamo il gruppo perché sennò. Ah, eccolo! Ferma, le faccio la foto. Vuoi essere serio? Sì, no, guardia, devi dire. All'invito dell'angelo, eccoli! Al di sopra tanti gli angeli per una misteriosa sfida che dal lontano oriente ha guidato a questo evento memorabile che rimarrà al centro della storia tra i nobili personaggi che la tradizione in tutto il mondo chiamava. Signori? Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Egli era nel mondo. Aspettate. E il mondo fu fatto per mezzo di loro. E tutto il mondo non fu fatto. Aspettate. Ecco, possiamo andare. Ma i suoi non l'hanno accolto. Possiamo andare. A quanti però l'hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio. A quelli che credono nel suo nome, i quali non da fanno. L'ultima cena. Ecco. Gesù, in questa ultima cena con i suoi discepoli, si accinge ad accomiatarsi da essi. Ecco, ora prende un pane, dicendo: questo è il mio corpo dato per voi. Fate questo in memoria. Similmente prende la sua coppa e porgendola dice: bevetene, questo è il mio sangue, il sangue del patto, offerto per amore di voi. Il presepe vivente si conclude con: ringraziamo sentitamente tutti voi per averci creduto. Chiediamo comprensione per il sacrificio della terra, purtroppo necessario. Se la rievocazione del suo complesso riscuote il vostro apprezzamento, ci sentiremo sommamente appagati dal vostro applauso. Grazie.